Salve, buonasera a tutti. Seduta in deciso rialzo per i listini europei che hanno apprezzato l'intervento massiccio della Fed per contrastare gli effetti del coronavirus sull'economia. I ministri delle finanze, i governatori anche delle banche centrali del G7 poi si sono impegnati a fare tutto il necessario per poter rispondere all'impatto economico e finanziario della pandemia, appunto, del Covid-19. Ma andiamo a vedere il DAX che chiude con un ottimo risultato, più 11,49%, IBEX più 8,33%, CAC di Parigi più 8,39%, FTSE Londra più 9,35% e FTSE MIB che chiude a più 8,69%. Al momento anche Wall Street che risulta in netto progresso con un forte rimbalzo rispetto alla seduta di ieri. Al momento il Nasdaq si trova a più 4,73%, Dow Jones niente poco di meno che al 7,51%, S&P 500 al 6%. Per quanto riguarda, ritornando alla situazione della Federal Reserve, ha incrementato ancora le misure di supporto all'economia americana con prestiti alle imprese e acquisto di quantità sostanzialmente illimitate di debito pubblico. Inoltre, i principali legislatori del Partito Democratico e Repubblicano e l'amministrazione del presidente americano Donald Trump mirano a completare oggi le discussioni su un pacchetto di stimoli nel valore di almeno 1.600 miliardi di dollari, nel tentativo di proteggere l'economia americana dalle conseguenze della pandemia del coronavirus. Mentre invece per quanto riguarda la situazione legata al dollar index, che stiamo controllando da un bel po' di tempo, vedete come su questa zona in area 103-104, quindi è andata a riprendere questa zona di supply dell'ultima volta registrata a fine 2016, inizio 2017, c'è stato un vero e proprio e netto cambio di tendenza, quindi anche questo è il grafico settimanale che sta continuando anche nella seduta odierna. Per quanto riguarda invece le news che sono state rilasciate, ritorniamo di nuovo sulle slide. Allora, sul fronte dati macro, l'indice PMI dell'Eurozona preliminare di marzo si è attestato in 31,4 punti, in crollo rispetto ai 51,6 di febbraio e sotto le stime del consenso pari a 37,8 punti. Mentre invece, per quanto riguarda gli Stati Uniti, le vendite al dettaglio delle catene nazionali americane della terza settimana di marzo sono cresciute dell'1,7% a livello mensile. Il PMI dei servizi americani invece nella lettura preliminare di marzo è inoltre sceso bruscamente a 39,1 punti, dato in netta contrazione rispetto ai 49,4 punti di febbraio ed ai suoi minimi storici. Detto questo, andiamo ad vedere invece cosa ci offrirà il calendario macroeconomico di domani, mercoledì 25 marzo alle ore 10 abbiamo indice IFO sulla fiducia delle aziende tedesche, alle ore 10:30 l'indice prezzo al consumo di febbraio, alle 13:30 i principali ordinativi di beni durevoli di febbraio e le scorte di petrolio greggio. Bene, adesso andiamo a vedere invece partiamo dall'euro-dollaro. Euro-dollaro che si trova sempre in una zona di acquisto, quindi abbiamo individuato una fine di ciclo 2, ribassista, sempre seguendo anche le ultime indicazioni del COT report, in totale vantaggio da parte delle posizioni di acquisto, le net position in positive long. In questo momento vedete siamo nella zona di acquisto, quindi siamo long su euro-dollaro, mentre invece per quanto riguarda altri scenari che stiamo controllando con attenzione, andiamo a vedere invece dollaro-yen. Dollaro-yen in ottica H1 al momento resta ancora all'interno di una zona, vedete questa zona all'interno di questa
trend line ben strutturata, quindi al momento siamo in un'area sui massimi, siamo in una zona di distribuzione, vedete, quindi al momento lasciamo, quindi vedete come abbiamo questa zona di distribuzione, o meglio di congestione, quindi la rottura di questa zona potrebbe comportare dei movimenti ribassisti. Mentre invece passiamo al cable. Per quanto riguarda invece la situazione sul cable, beh, anche qui vedete siamo ancora all'interno invece qua di una zona di accumulazione. È stato rotto la trend line, però vedete come non riesce ancora a spingersi oltre questa zona di supply. In questo momento sembra che le quotazioni vogliono fare una fase di congestione, una fase di praticamente correzione all'interno di questa fase di congestione. Quindi aspettiamo ancora, mentre invece per quanto riguarda la situazione su USD franco, andiamo a vedere, anche qui siamo all'interno, eccoci qua, quindi siamo intorno al 61,8, in area 50, 61,8, è stata rotta la trend line, però al momento vedete come si mantiene all'interno di questa zona di demand, quindi anche qua siamo in una fase di congestione. Andiamo a vedere invece AUD/USD, l'altra major. Allora, per quanto riguarda l'altra major, anche qua stamattina ci siamo avvicinati a questa zona di supply. La rottura di questa zona di supply potrebbe quindi garantire una partenza long, ma al momento è ancora, siamo ancora in una zona, vedete, di congestione, dopo che le quotazioni hanno fatto un primo impulso importante, la correzione che si è appoggiata sul 50-61,8, adesso stiamo un attimo, un'ulteriore piccola correzione. La rottura di questa zona potrebbe comportare un cambio di tendenza al rialzo. Per quanto riguarda invece l'operazione su USD CAD, manteniamo ancora l'operazione su USD CAD, siamo ancora all'interno di questa fascia. Al momento si sta formando anche una zona di triangolo, vedete, una zona di compressione all'interno di questa zona di distribuzione. Quindi vedete un triangolo da qui a qui, eccoci qua, come si sta formando questo triangolo. Quindi la rottura di questo triangolo potrebbe comportare una movimentazione al ribasso più forte. Mentre invece per quanto riguarda New Zealand dollaro, andiamo a vedere la situazione su New Zealand dollaro. Al momento vedete anche qui non è stato rotto la zona di supply, siamo sempre all'interno, anche qua si sta formando una sorta di zona triangolare, vedete da qua potrebbe ripartire long. Vediamo un po' cosa succede prossimamente. Andiamo a vedere altri setup interessanti. Euro sterlina, abbiamo chiuso le due operazioni. La prima operazione dove abbiamo raggiunto il target, esattamente dove adesso si trova il prezzo, 1 a 0,9180, poi il rimbalzo. Chiusa la seconda operazione a più 40 punti, adesso siamo free trade. Eccoci qua, anche qui vedete la situazione che resta ancora all'interno di questa trend line. Vedete quindi la rottura, aspettiamo ancora per avere una conferma del possibile movimento sell, aspettiamo la rottura della trend line, un possibile pullback per poter ripartire sell. Mentre invece per quanto riguarda la situazione su sterlina yen, allora andiamo a vedere la situazione su sterlina yen. Anche qua vedete è ancora in una fase di indecisione, situazione dove sul 4 ore abbiamo questa trend line, è stata rotta, solamente non è stato superato quest'area, vedete il impulso, correzione sempre su 50, 61, 61,8, però fa fatica a rompere questa zona. La rottura di questi massimi potrebbe comportare un'ottima ripartenza rialzista. Andiamo a vedere invece situazione su euro dollaro australiano. Adesso siamo free trade, avevamo un'operazione sell. Eccoci qua, ancora un mercato, vedete, con diverse shadow, quindi al momento
ancora molto nervoso, quindi aspettiamo altri setup, ingresso a mercato, Eurocad, un'altra situazione interessante che stiamo controllando. Il sell stop al momento non è stato triggerato, però vedete come il prezzo ha rotto, quindi classico movimento della trend line, rottura della trend line. Pullback, eccolo qua, un altro pullback, sempre vedete come mantiene la trend line, un altro falso movimento al rialzo e il sell stop posizionato sotto i minimi. Da qua abbiamo il primo target e secondo target. Poi, se continua ad andare avanti, andremo ad inserire altre operazioni di vendita. Quindi va bene così. Andiamo invece dopo Eurocad, andiamo a vedere anche AUDN. Per quanto riguarda AUDN, andiamo a vedere un poco. Beh, AUDN sembra che sta rimbalzando su questa zona, vedete, zona più volte presa qui, quindi zona di supply. Anche qua un falso movimento al rialzo. Da questa zona potrebbe andare sell, quindi potrebbe andare a chiudere una correzione tra il 50 e 61,8, quindi possibile sell in controtrend, quindi controtrend, sell in controtrend su AUDN. Quindi ci sono anche, aspettiamo stasera cosa succede per quanto riguarda AUDN, mentre invece per quanto riguarda la situazione andiamo a vedere anche AUDGAD. Anche per quanto riguarda AUDGAD, siamo qui, abbiamo posizionato un sell stop, in quanto sul 4 ore vedete anche qua si è formato un falso movimento al rialzo, quindi un break in, quindi da rottura di questi minimi potrebbe comportare un movimento ribassista, quindi la zona resta questa, eccola qua, quindi classico movimento. Quindi da qua potrebbe partire la correzione. Beh, il prezzo potrebbe anche spingersi oltre tra il 50 e 61,8, area dove potrebbe partire il movimento rialzista. Mentre invece per quanto riguarda la situazione dopo AUDGAD, andiamo a vedere anche New Zealand Yen, altro setup interessante che stiamo controllando già. Anche qui vedete quindi ancora deve movimentarsi per bene, quindi aspettiamo anche qua un possibile setup long, seppure sta perdendo forza, quindi aspettiamo domani cosa succede. Dopo di questo abbiamo anche Euro New Zealand, chiudiamo Euro con Euro New Zealand. Andiamo a vedere la situazione su Euro New Zealand. Anche qua trend line, la rottura della trend line potrebbe comportare degli ottimi movimenti ribassisti. Poi abbiamo interessante anche guardare, andiamo a vedere anche la situazione sull'oro, oro che oggi ha spinto parecchio al rialzo, quindi vedete ottima movimentazione sull'oro al rialzo, quindi oggi si è spostato molto in alto. E niente, ha rotto questa zona di supply e niente, dobbiamo vedere poi nel prossimo. Si attenderà molto probabilmente una correzione oppure per opportunità long, fondamentalmente. Bene, per stasera è tutto. Grazie mille per l'attenzione. Ci aggiorniamo domani mattina con la terza diretta live della settimana alle ore 8:30. Buona serata a tutti.